Ho sempre detto che Alfano, il cosiddetto ministro Alfano, il non ministro Alfano, in questo momento non ministro o comunque decaduto, è uno stronzo. Ne volete una prova? Semplice. Io sono tra i primi, anche tra qualche polemica, che sono andato sui luoghi del terremoto per vedere la situazione dei monumenti. Nella prima fase c'erano i morti, la cosa sembrava inopportuna, poi dopo il 30 ottobre sono andato più di ogni altro a vedere i luoghi del terremoto. Chi sta nei luoghi del terremoto? Chi aiuta le persone ferite, le persone che hanno perso i loro beni? Chi le assiste? I vigili del fuoco, l'unico corpo di forze dell'ordine che non è soltanto minaccioso, ti fermo, ti multo, ti seguo, ma quello che aiuta le persone. Quindi vigili del fuoco è un'invenzione, la parola, di D'Annunzio. Prima era pompieri, adesso vigili del fuoco, da quando D'Annunzio. E sono vigili del fuoco, vigili dell'acqua, vigili della terra, vigili dell'aria, vigili di ogni cosa che si muove con la natura che non puoi bloccare a danno dell'uomo. Quindi grande ammirazione per i vigili del fuoco. Ebbene, nei lunghi rapporti che ho avuto con loro, terremoto dopo terremoto, con il capo dei vigili del fuoco, che un tempo era Tronca, oggi è Frattasi, a un certo punto, con molta insistenza, a me che comunque lavoro, chiedono di scrivere un testo per il calendario dei vigili del fuoco. Ho tutti i messaggi in cui il capo dipartimento chiede, quando arriva, e sono Sgarbi che può scrivere, salviamo la bellezza, con un'insistenza, che troverete poi sui giornali, perché farò pubblicare l'epistolario, i messaggi fra il mio assistente, il mio cameriere, Sauro Moretti, il capo dipartimento, che chiede, arriva, che bello, è l'unico che può scrivere, i danni ai monumenti, noi che arriviamo, salviamo persone e cose, salviamo le opere d'arte, Cola della Matrice, tutto quello che io ho fatto, più di altri, esponendomi talvolta anche a critiche, perché era il segmento che non riguardava le persone, ma il secondo terremoto ha riguardato solo i monumenti, solo le case. E allora scrivo un testo molto ispirato. Lo leggerete domani sul giornale, forse anche qui lo metteremo scritto. Lo consegno il 14 novembre. Sull'onda dell'entusiasmo per il testo e per il mio rapporto con i Vigili del Fuoco, mi invitano alla festa dei Vigili del Fuoco alla presenza del Presidente Mattarella e anche del Ministro, ex Ministro, nullo Ministro Alfano, quale fa un discorso, mi vede e quando io alla fine, fra mille amici, fotografie, entusiasmo, riconoscimenti di quello che ho fatto anche talvolta maltrattando i vigili del fuoco, non loro, ma quanti hanno abbattuto più che ricostruire dopo le rovine del terremoto. Il capo dei vigili del fuoco, prefetto Frattasi, mi accompagna alla macchina, sempre cortesemente, e mi dice: Ma ce l'ha veramente con te, Alfano? Ce l'ha proprio con te, Alfano? È proprio incazzato con te? Perché? Perché ero stato invitato, non dovendo parlare, ma come ospite d'onore, fra gli ospiti d'onore, insieme al capo della polizia, a qualche altra autorità, essendo stato parlamentare, ma essendo l'autorità che sono per la storia dell'arte, per la bellezza, più di ogni Alfano, incapace e ignorante. Io sono l'autorità e tu non sei nessuno, caro Alfano, pezzo di merda. E mi dice, ce l'ha con te? Dico, beh, comunque il calendario è fatto, non ho toccato la questione. Oggi mi chiama il mio cameriere e mi dice: c'è una cosa triste che ti devo dire, triste, anzi entusiasmante. Hanno censurato il tuo testo sui Vigili del Fuoco, non viene pubblicato. Non viene pubblicato. Hanno proibito, dopo che l'hanno richiesto in ginocchio, dopo che l'hanno richiesto in tutti i modi, con insistenza e per ragion veduta, non lo pubblicano. Esce un calendario con un altro testo. Chiamo il prefetto Frattasi. E lo invito al mio spettacolo su Caravaggio, verrà domani, forse non verrà. Con un certo imbarazzo mi dice, non te l'avevo detto, infatti non avevo comunicato nulla, ma il ministro Alfano ci ha chiesto di censurare il tuo testo. Ah sì? Il ministro Alfano ci ha chiesto, lui che nulla sa di opere d'arte, capra come nessuna, censura un testo mio, quell'ignorante assoluto, abusivo del governo, ricattatore. Un uomo che ha preteso gli stessi ministri del governo Letta nel governo Renzi, atteggiamento intimidatorio per avere i voti per la maggioranza, cosa che gli ho rimproverato, atteggiamento peggio che mafioso, atteggiamento intollerabile, incostituzionale, accettato dai presidenti che hanno come Napolitano, che hanno legittimato questa scelta grottesca. Lui di nuovo ministro dell'Interno, e Luppi, e la Lorenzin, traditori di Berlusconi, tutti al governo per due volte. No, caro Alfano,
Questa volta non passa, tu non sarai più ministro, non meriti di esserlo. E se lo fossi sarebbe ancora un ricatto che tu imponi alla nuova maggioranza e al nuovo governo. Hai fatto un errore censurandomi. Tu dirai, ma non l'ho fatto io, l'avrà fatto il prefetto, non credo. Forse l'ha fatto per paura di te, ancora peggio. Hai intimidito un prefetto. Berlusconi, per aver chiesto la liberazione di Rubbi, è stato processato per concussione. La tua è concussione! Sei un criminale! Criminale! Hai imposto a un tuo dipendente che non ha neanche il potere di stampare un calendario. Dico, frattasi, mi fa piacere che tu mi dica questo. Che te l'ha imposto, che te l'ha ordinato Alfano, quel pezzo di merda. Però, neanche il potere di stampare un calendario? L'autonomia dei Vigili del Fuoco non arriva neppure a quello? Quindi, potrei dire, è stato Frattasi, ma sarebbe la stessa cosa. Tu lo hai intimidito! Lui ha censurato me per paura di te! La paura non è democrazia. Tu non meriti di fare il ministro! Tu non meriti di tornare da nessuna parte, a casa e in tribunale, vigliacco, concussore. Non troverete il mio testo sui Vigili del Fuoco. Mi dispiace per i Vigili del Fuoco, mi dispiace per Frattasi. Mi fa piacere per te che hai svelato la tua anima di ministro della minaccia, ministro della malavita, non ministro, nullo, nullo, nullo.